Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi iniziamo un argomento ancora più interessante in quanto tracciamo le basi per la renderizzazione. Ricordatevi sempre, prima di iniziare, di iscrivervi, di cliccare sulla campanella per avere le notifiche riguardanti i prossimi video e di mettere un bel like qualora il video vi sia piaciuto. Analizziamo l'andamento della luce, della riflessione dell'ombra su una superficie curva, in quanto una vettura è composta principalmente da superfici curve, e come possiamo utilizzare i marker, quindi fare un rendering su carta per dare un'impressione realistica al nostro disegno. Innanzitutto presentiamo quella che è l'attrezzatura, e quello che vi consiglio è l'utilizzo di marker di qualità, in quanto prodotti scarsi, come ad esempio questo qui, che porta a spendere pochissimi soldi, sì è vero, ma allo stesso tempo ha una durata molto ristretta e una qualità pessima. Finirebbe solo per gettare soldi inutilmente. Quindi, come marca mia preferita, vi consiglio Copic, che sicuramente conoscerete. Questi hanno un costo abbastanza elevato, però allo stesso tempo hanno la caratteristica di essere ricaricabili. Nel momento in cui terminerà il nostro colore, basta acquistare quella che è la sua ricarica e credetemi, durerà per tantissimo tempo. Basta togliere quella che è la punta, versare qualche goccia di colore sull'interno e gioco è fatto. Questo lo possiedo da circa 5 anni ed è ancora qui, non l'ho mai cambiato. Questa ricarica dura da almeno un anno. Poi certo, anche qui dipende da quanto le usate, però allo stesso tempo, acquistando il colore come primo investimento e poi una ricarica, la durata sarà molto elevata. Per iniziare appunto e per cercare di non spendere troppi soldi in quanto siamo ancora in una fase di apprendimento, vi consiglio di acquistare come Copic il C1, poi il C2, il C4 e alla fine il C6. Di Copic e di Pantone quindi ne troverete a centinaia, ci sono una vastissima scala di colori, ma allo stesso tempo per iniziare vanno bene questi gradienti che non sono completi, tanto che vedete la mancanza del C3, del C5, C7 e via di seguito. Però questi vanno bene per iniziare, in quanto vi anticipo un piccolo trucco: per poter compensare una gradazione di colore potete utilizzare delle matite, sia il bianco sia il nero. E questo vedremo come. Detto ciò, analizziamo quello che è l'andamento della luce su un oggetto sferico, come ad esempio un cilindro. Facendo un'ipotesi che questo sia il cerchio che rappresenta la sezione del nostro cilindro e che la luce venga da questa direzione, che rappresentiamo con una freccia, dobbiamo notare che la luce innanzitutto cadrà principalmente in questo punto. Di conseguenza, quando andremo a colorare con una scala di grigi, questa parte ovviamente sarà più chiara. Più ci andiamo ad allontanare, sia verso il basso sia verso l'alto, avremo un gradiente che andrà verso un colore sempre più scuro. Questa parte del nostro cerchio, quindi della nostra sezione cilindrica, sarà la parte più scura in quanto riflette quello che ha dinanzi, quindi il mondo, l'environment, quello che lo circonda. Andando verso il basso si ha la tendenza ad avere una gradazione di colore sempre più scura, ma qui si sbaglia, in quanto la luce in realtà non cade solo nell'oggetto che stiamo rappresentando, ma anche sul piano. E la luce ha la caratteristica di rimbalzare. Nel momento in cui cade in questo punto, questa rimbalzerà e andrà a riflettersi indirettamente sempre sull'oggetto che stiamo rappresentando. Quindi, se questo è il punto di massima intensità di colore, in questo caso più grigio scuro, più nero, in questo punto tornerà ad essere nuovamente più chiaro, in quanto se il nostro pavimento sarà in bianco, la luce che vi cadrà sopra farà rimbalzare il riflesso sul nostro cerchio. Poi di conseguenza, nuovamente, dallo scuro gradiamo il bianco nuovamente a un colore più scuro. Tornando invece al punto più massimo di luminosità,
essendo verso l'alto, si ha invece in questo caso la tendenza a far sì che si abbia un gradiente di colore che tenda al più scuro, ma non scuro tanto quanto in questo punto. Si termina fin qui, quindi diventa sempre più scuro e poi di nuovo chiaro. Questo è sbagliato. È corretto quindi avere un gradiente di colore verso il più scuro, un grigio diciamo di densità media. Allo stesso tempo poi si fa nuovamente scuro da qui a qui. Deve essere abbastanza netto in quanto sia nel punto più esterno, qui nel punto 1, sia nel punto 2, si avrà la tendenza della stessa sezione cilindrica di riflettere quello che c'è tutto attorno, quindi sia verso l'alto sia anche verso questa direzione. Quindi sia qui che qui saranno molto scuri in quanto tutti i riflessi si concentreranno in un punto molto ristretto. Ora, al di là di questo papocchio di linee, di queste belle parole, lo applichiamo. E vedremo come in realtà è un concetto molto semplice che basta semplicemente familiarizzare. Io solitamente quando utilizzo questi copic che vi ho mostrato tendo ad iniziare dal colore più chiaro e poi pian piano verso il più scuro. In un secondo tempo, se non sono soddisfatto della gradazione di colore data, do delle ulteriori passate, in quanto i copic hanno la caratteristica di accettare più passate su di esse che si sommano e quindi ad ottenere un colore sempre più scuro. Adesso in questa parte vi faccio vedere come in maniera neutra il semplice Copic emette colore. Partendo da quello che in questo caso è più chiaro, quindi è il C1, vediamo che traccia una linea che può essere uniforme, ma allo stesso tempo può essere gradiente a seconda, come con la matita, della pressione esercitata sul foglio. Il C2 sarà leggermente più scuro. Poi abbiamo il C4 e infine C6, che anch'esso è sempre un grigio scuro e non nero. Poi ripetiamo che nel momento in cui vogliamo fare un gradiente di colore molto pulito, possiamo far incrociare quelli che sono i colori stessi o comunque poter utilizzare sia il bianco che il nero della matita. Se ipotizziamo come abbiamo fatto nell'esempio precedente che la luce viene da questa direzione, questo sarà il punto di massima luminosità. Di conseguenza, adesso con il Copic C1 inizio a colorarci attorno. In questo punto ho lasciato momentaneamente un po' di bianco, in quanto sto ipotizzando che la luce riflessa sul pavimento rimbalzi sull'oggetto stesso. Il Copic tende ad asciugarsi molto velocemente. Quindi già possiamo ricolorarci su per aumentare quella che è l'intensità di colore. Ipotizziamo che questo sarà il punto in cui avremo il massimo dell'intensità del nostro grigio, quindi partiamo da qui. E vado verso l'alto facendo una pressione sempre più leggera. Riparto dal centro verso il basso con una pressione sempre più leggera. Stesso faccio qui. Qualche secondo e poi ricominciamo. Già potete vedere come questa parte del nostro color dato sarà più chiara rispetto a questa parte che ha visto più passate dello stesso Copic C1. Momentaneamente fermiamoci qui, passando al C2. Partiamo dal punto di massima intensità del nostro colore. Poi la dimensione della punta la diamo a seconda di come la stessa punta viene poggiata sul foglio, perché questa dà la possibilità di avere un tratto molto largo, ma allo stesso tempo anche molto fine. Usiamo adesso un C4. E di nuovo un C2 per spalmare meglio il tutto.
adesso di nuovo il C1. Non correte ragazzi, perché anche in questo caso nessuno vi sta inseguendo, nessuno vi sta giudicando. Fate sempre più prove possibili e allenatevi, perché anche in questo caso, come per il tratto, per la prospettiva e tutto, il trucco sta sempre nell'allenamento. Poi lo stesso Copic dà in dotazione due punte, quella precedente che abbiamo appena usato e questa stile penna, per avere un tratto molto definito. Possiamo usarlo per tracciare i contorni di un oggetto, per esempio. Usiamo il grigio più scuro, nei punti in cui abbiamo definito la parte di maggiore intensità, in quanto si concentrerà in un'area molto ristretta tutti i riflessi dell'oggetto. In questo caso qui sarà anche una zona d'ombra, perché rifletterà anche l'ombra stessa del cilindro, non solo quella che è la luce. Parte possiamo anche farla di tinta uniforme, perché se la luce viene da destra verso l'alto, questa parte sarà in ombra. Al momento usiamo un C2. Punto possiamo servirci della matita bianca e della matita nera per aiutarci nell'avere un gradiente di colore più definito. Quindi partiamo, ad esempio, in questo caso dal nero, sempre con un tratto leggero che parte dall'inizio, che è solitamente la parte più scura, diminuendo quella che è la pressione sulla mano per alleggerire la pressione sul foglio e quindi avere un tratto appunto più leggero. Ecco fatto, quindi questo sarà il nostro risultato finale, però allo stesso tempo non accontentatevi, fate sempre più disegni e ipotizzate nel prossimo esercizio che farete un diverso posizionamento della luce. Quindi questi sono altri esercizi che ho fatto io, ho sempre spostato quello che è il punto di luce, perché questo è molto utile soprattutto alla vostra mente e al vostro cervello per calcolare ogni volta in maniera diversa e non in maniera programmata quello che è il calco delle luci su una superficie molto levigata, bombata, come quella che può essere di un'automobile. E lo stesso esercizio potete applicarlo anche su altri solidi come parallelepipedi e cubi. Detto ciò, ragazzi miei, con questo tutorial abbiamo appreso le basi dell'utilizzo del marker, dello specifico del Copic, che sarà importantissimo perché, se unito alle lezioni precedenti della prospettiva, adesso siamo pronti per fare dei rendering 2D su carta. Alla prossima lezione faremo un riassunto della prospettiva e alla successiva applicheremo quello che abbiamo appreso oggi con la prospettiva stessa, quindi facendo una macchina
Seguendo un tre quarti, potremo renderizzarla su carta. Ragazzi, ripeto, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, seguitemi perché le lezioni, come vedete, si fanno sempre più interessanti e so che questo è ciò che volete vedere, quindi rimanete collegati per non perdervi quelli che saranno i prossimi consigli che vi darò a riguardo sul disegno e alla prossima!